Nasce nel 1961 come moto giocattolo per un parco divertimenti giapponese. Poi nel 63 arriva il primo modello di serie. Oggi siamo qui a provare l'ultima edizione dell'Honda Monkey 125 2018. Peso e dimensioni ridottissime mettono davvero a proprio agio chiunque, anche alle prime armi. 776 mm è l'altezza da terra della sella, 107 kg il peso con il pieno di benzina. Il motore raffreddato ad aria è abbinato a un cambio a 4 marce, 9,4 cavalli la potenza, 11 Nm la coppia, consumi ridotti all'osso, appena 1,5 litri per 100 km. Nonostante questi numeri rassicuranti, il Monkey 125 è davvero divertentissimo. Ha uno sprint al semaforo che davvero non ti aspetti e parte disinvoltamente anche in seconda marcia. Agilissimo, proprio come ci si aspetta da un mezzo di questo genere, ha un raggio di svolta contenutissimo, appena 1,9 metri. E una volta detto che io davvero da guidare lo adoro, devo dire che la cosa che più mi colpisce è il design, che è veramente un meraviglioso mix tra uno stile retro con qualche tocco high-tech che rende l'idea di quanto il progetto sia moderno e contemporaneo. La sospensione posteriore con doppi ammortizzatori e forcellone realizzato con tubi di sezione ovale contrasta con la forcella anteriore a steli rovesciati. Il freno anteriore ha un ABS con piattaforma inerziale IMU, che integra la funzione antisollevamento del posteriore per impedire un eventuale capottamento. Verniciatura bicolore e cromature per ogni dove, anche su questo bel paracalore sulla marmitta, richiamano tanto gli anni 60 e 70, ma il quadro strumenti è tutto digitale. Tutti i comandi hanno una risposta pressoché perfetta. Il freno, va detto, non è potentissimo, ma morde il giusto per le necessità di un mezzo di questo tipo. L'ABS ha un solo canale, quindi funziona solo sulla ruota anteriore. La posteriore sarebbe libera di bloccarsi se io premessi troppo sul pedale, ma le gomme di larga sezione, ancorché piccole di diametro, parliamo di 12 pollici, garantiscono un'ottima tenuta di strada e un ottimo grip in frenata. Sapete che c'è? Davvero non riesco a pensare a un mezzo più glamour di questo Monkey 125, che ha un solo difetto, è monoposto, quindi non ci potrò mai portare in giro la moglie, la fidanzata o l'amico di turno. Le finiture sono due, entrambe bicolore, a base rossa o a base giallo-banana, forse il più adatto per questa scimmietta. La versione nera con cui mi vedrete scorrazzare per le strade di Nizza in questo video, purtroppo non è importata in Italia, almeno per il momento. Il Monkey 125 è già in vendita a 4.090 euro. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, seguiteci su tutti i nostri canali e su motorbox.com e se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale. Ciao!